da Roma a Jojo Naim, che si trova adesso a Miami. Benvenuto Jojo per questa intervista che faremo sugli ultimi ebrei di Libia. Volevo darti il benvenuto e anche chiederti di presentarti e raccontarci brevemente dove sei nato, dove hai vissuto e dove viveva la tua famiglia in Libia, il livello di osservanza religiosa che ci avevate e il rapporto con la popolazione araba. Va bene, senti, io sono Jojo Naim, sono nato a Tripoli, sono nato nel 40 e sono figlio di Clemente Naim e Rubina Bravanella. Quindi più o meno sono tutti personaggi abbastanza conosciuti a Tripoli, sono famiglie, vecchie famiglie di Tripoli. Io non sono uno degli ultimi ebrei usciti dalla Libia, anzi io sono uno dei primi ebrei che sono usciti dalla Libia. Però cominciamo poi dall'osservanza. L'osservanza, noi quando eravamo a Tripoli veramente eravamo abbastanza osservanti, come tutti. Eravamo kosher, come tutti, anche se io non lo sapevo. Io mi sono accorto che eravamo kosher moltissimi anni dopo. Quando dicevo, ma questi, io chiedevo, volevo sempre quelle uova fritte con il burro, perché alla latteria triestina me li facevano così, ma in casa mai. E poi allora sono andato a ricostruire e ho scoperto che veramente eravamo kosher 100% in casa. Anche se mio nonno, il papà di mia mamma, diceva sempre che voleva andare all'inferno. Sì, voleva andare all'inferno perché le sue figlie fumavano di sabato di nascosto. Ed era l'unica forma per vivere con le figlie dopo la morte. Ah, quindi ha detto, sono talmente... No, lui voleva andare, io voglio andare all'inferno per stare con le mie figlie, perché io so che là andranno perché fumano di nascosto di sabato. Ha trovato una strategia sua. Sì. Quindi eravamo abbastanza osservanti. Poi con il tempo, con i viaggi, con tante cose che mi sono successe durante la vita, sono diventato molto meno osservante. Però sempre molto ebreo e molto sionista. Quindi la mia relazione con gli arabi praticamente non esiste, perché non ho mai avuto amici arabi, ma anche perché sono partito quando avevo 14 anni. Come mai sei partito quando avevi 14 anni? Perché, vediamo di farlo corto, normalmente noi non litigavamo mai con nessuno, ma gli arabi litigavano sempre con noi. E però venivano sempre 7-8 in più, ci picchiavano. Ma questo era normale perché noi eravamo abituati a questo tipo di vita. Però una volta due mi hanno attaccato. Qual è il motivo per cui gli arabi attaccavano gli ebrei? C'era un motivo specifico? Ma il motivo è che non c'è stato mai amore fra gli arabi e gli ebrei e non credo che ci sarà mai. Non so se nel 640, 50, mi ricordo esattamente, ma da là, quando Maometto ha cominciato la sua nuova religione, la prima cosa che ha fatto quando è entrato a Medina, è entrato in un villaggio con ebrei che si chiama Banu Kuryasa
e ha ammazzato tutti gli ebrei che erano 700, li ha ammazzati, gli ha tagliato la testa. E dopo di questo ha preso le donne e i bambini, li ha convertiti e li ha trasformati in schiavi. Quindi noi non possiamo. Poi quando tu vedi nella storia, nell'ultima, non esiste un posto dove gli ebrei vivono. Nessuna nazione araba con dove ci sono gli ebrei, questi hanno vissuto bene. Mai, mai da nessuna parte. Quindi, scusa se ti interrompo, quindi questa storia degli accordi di Abramo oppure la pace con il Marocco sono dei... che cosa sono? Chiaro, siamo molto contenti, siamo molto felici che ci sia questa pace, ma non è amore, un colpo di fulmine e questi si sono accorti e si sono innamorati degli ebrei. Questo qua è una cosa di interesse, un interesse molto grande sia da parte di Israele sia da parte loro, perché loro sono abbandonati, se non si attaccano a Israele l'Iran se li mangia. Quindi okay. Una cosa è l'amore e una cosa è l'interesse. Certo. Hai capito? Quindi è questo come arriva poi questo essere nemici degli ebrei nella tua storia personale, della tua famiglia? Ma nella mia famiglia no, nella famiglia di tutti, anche nella tua, perché nel 67 ti hanno dato un calcio là e sei dovuto andare via. Quindi questo qua, più o meno, prima o dopo, abbiamo sempre ricevuto una dimostrazione che non siamo amici loro. Esatto. Nel caso mio è differente, perché una volta andavo in bicicletta e mi hanno spinto, mi hanno fatto cadere due. Per me litigare con due era molto semplice, perché io litigavo, le prendevo, ma con 7-8, ma con due. Quindi a uno gli ho dato un calcio nelle palle, a un altro gli ho dato un pugno in faccia, li ho stesi tutte e due, poi ho preso la bicicletta, sono scappato prima che venissero tutti quanti, sono andati a casa mia. Dopo un paio di settimane ero al balcone quando passava un funerale di qualcuno importante e questi due ragazzi che io ho picchiato hanno cominciato a gridare che io avevo sputato sul morto dal balcone. Wow! E ti avevano riconosciuto? Questi due ragazzi? Ma loro sapevano, sì, sapevano, perché tutto questo è successo vicino a casa mia. Ah, ok. Quindi no, l'hanno fatto apposta, sapendo, poi non era vero che io, la mia educazione non mi permette di sputare su nessun morto di nessuna. No. Quindi, e questi qua, allora, cominciarono, ho preso un gruppo molto grande che si è messo di fronte a casa mia e mi volevano ammazzare. Per fortuna è venuta la polizia, quindi io per vari giorni avevo da una parte un gruppo di gente che mi voleva ammazzare e dall'altra parte avevo la polizia che mi proteggeva. Dopo un po' la polizia ha deciso, guarda, se noi non lo possiamo proteggere, mi ha scortato fino alla nave argentina famosa, che era quell'epoca quella che andava a Napoli, e da solo a 14 anni sono andato a Napoli. Cosa che era completamente anormale, perché ricordati che quando io avevo 14 anni non è come adesso quando uno ha 14 anni, eravamo molto più bambini, capito? Che anno era? Nel 54. 54, ok. Sì. E sono andato a Napoli in casa di amici di mio papà che... mi hanno tenuto per 2 anni in casa fino a quando i miei mi hanno potuto raggiungere. I tuoi genitori, quindi nel 56, ne sono venuti la Libia, tutti. Tutti, sì. Con difficoltà, perché nel 49, credo, ci sono state le Maccabiade.
in Israele, le prime Maccabiade dopo la nascita dello Stato di Israele. E i miei sono andati a vederli in Israele, a vedere le Maccabiade. Ah, sì. Sono riusciti a partire dalla Libia e andare in Israele. Nel 49, sì, si poteva. Però avevano lo stampo sul passaporto e questo ha fatto che loro, per poter uscire da Tripoli, hanno messo 2 anni, perché ovviamente loro non volevano che io stessi da solo. Io non ero da solo in ogni modo, io ero in casa di gente che mi voleva molto bene, gente cristiana, cattolica, però tutti i venerdì mi obbligavano ad andare alla sinagoga di Napoli, quindi gente a cui praticamente adesso sono morti, però erano come degli zii e i figli loro come miei cugini. Hai un bel ricordo. Molto bello, molto bello. E così anche c'è un bel ricordo di aver lasciato la Libia. Molti dicono no, ma tu hai sofferto, hai... No, io sono stato felicissimo di lasciare la Libia, perché da partire... Quello che mi ha colpito, perché ho letto una delle tue mail e per questo poi ti ho cercato, ti ho contattato, perché sei stata la prima persona tra le tante persone della comunità degli ebrei di Libia che ho sentito chiaramente definire un concetto che a me come psicanalista sta molto a cuore, che per te non è stato un trauma lasciare la Libia, per te è stato un trauma vivere in Libia, che c'è una bella differenza. E quindi se tu vai a pensare oggi, che cosa hai trasmesso a tua figlia che hai appena visto, o se Dio vuole ai nipoti della Libia, momenti piacevoli o soltanto di sofferenza? Ma dire che ho sofferto non sarebbe neanche giusto. Non è un momento. Però dire che eravamo senza libertà, questo è sicuro. Nessuno di noi aveva la libertà normale. Quando io avevo 14 anni sono arrivato a Napoli, sono andato a scuola. E quindi stai dicendo non avevamo la libertà perché eravamo considerati cittadini di seconda classe, quindi non avevamo la totale libertà per questo. Assolutamente, ma non solamente per quello, anche per la sicurezza. Non era giusto, uno andava a una partita di basket e se non vincevano loro, a un certo momento ti arrivava una pioggia di pietre addosso. Forse tu sei molto più giovane di me, ma era così. Noi avevamo uno degli idoli di tutti quanti, era Duccio Nemmi, che giocava a basket ed era il migliore di tutti. E quando c'era lui vincevano sempre, però se vincevano gli arabi... Duccio Nemmi è un tuo amico? Non lo vedo da molto tempo. Non lo vedo da molto tempo. L'ho visto una volta, no, a parte che quando io avevo 14 anni lui era già un campione di bar, quindi c'è una grande differenza di età. Certo. E poi una volta l'ho visto per caso, ero in Santo Domingo a casa mia, io avevo una casa a Casa Domingo e un'amica nostra che aveva una casa di là mi chiama e dice: sai, c'ho un tripolino che è ospite mio. E dico: come si chiama? Duccio Nemmi. Oh, mi piacerebbe vederlo perché non lo conoscevo. E allora ho parlato con lui ed era un venerdì sera
ed è venuto a trovarmi, lui con la moglie. E il venerdì sera a lui gli facevano in questa casa un mangiare speciale perché lui era kosher. Mm. E allora è venuto da noi in casa e ha trovato couscous, mafu, salculumia, ha chiamato la sua amica e la sua amica, guarda, mi dispiace, noi non veniamo a casa a mangiare. Quindi queste sono le coincidenze. Sì, sì, sì. E questo fa parte del... E a proposito di questo fatto, adesso hai nominato il couscous e il mafum, e secondo te è importante che ci sia la trasmissione da parte nostra alle future generazioni dei valori, delle tradizioni, della cucina, della liturgia, della musica, oppure ormai, visto che non viviamo più in Libia, non so, a tua figlia per esempio, è importante che tu gli trasmetti tutto questo, oppure non vivendo più là e non conoscendo niente, non ha senso? Figlia, vieni qua un momento. Sì. Noi abbiamo... E non la vedo. Non ti vede. Ecco, sì, ecco. Noi abbiamo... No, è la prima intervista che faccio che c'è proprio la figlia accanto. Avvicinati, che è rivoluzionaria questa intervista. Noi abbiamo due pappagallini in casa. Sì. Come si chiamano? Uno si chiama Couscous e l'altro si chiama Felfel. Con questo ti ho detto tutto. Quindi diciamo la trasmissione avviene attraverso, nel tuo caso, avviene attraverso, oltre all'educazione e lo spirito che c'è in te, anche attraverso l'aspetto culinario. Ma sicuramente l'aspetto culinario, le tradizioni, le preghiere, la psisa. La psisa, abbiamo fatto la psisa. Io ho la moglie di mio figlio è eskenazita ed è molto religiosa. Eppure fa la psisa. Così, quindi noi a casa facciamo, cioè, poi ci sono delle cose che mi rimangono, per esempio, tu sai che i profumi sono importanti, esatto. Sono quelli che ti rimangono più lungo in mente. Sì, e sì. Per me non posso dimenticare il profumo dei gelsomini. Esatto, sì, sì. Questo sì. È una delle cose, quindi... Quando io sento un profumo di gelsomino, mi riporta a Tripoli. Okay. Hai capito? Anche il profumo del mare? No. No, il profumo perché del... c'hai l'oceano là? No, io c'ho... No, perché dal mare, il mare di Tripoli c'ho le mie... Io penso che non sia un bel mare. Ah, ok. E con questo ho litigato tante volte con tante persone. Ah, ok. Okay. Hai capito perché? Però ti spiego. Io sono uno delle pochissime persone che dopo aver lasciato la Libia, dopo molti anni sono tornato. Sì, io sono tornato nel 63. Ah. No, sono tornato, avevo il mio passaporto venezuelano, perché quando siamo partiti, essendo nati in Libia tutto quanto, noi non avevamo il passaporto, avevamo un travel document, come bene sai, quindi non siamo mai stati considerati libici. Sempre solamente noi pensavamo che eravamo libici, ma non eravamo libici. Cittadini dimmi sempre. Hai capito. E quindi... Però dopo un po', noi siamo partiti per le ragioni che ho detto, ma poi sono ritornato a vedere la mia famiglia, perché tutta la mia famiglia era a Tripoli nel 63, non
c'era casino. No, no. Tu sei andato via nel 54, però la tua famiglia del 56 ti ha raggiunto. Poi che cosa è successo? No, no, quando dico la mia famiglia sto parlando delle mie simie, non... Ah, i tuoi parenti, no, i tuoi parenti. Tutti i parenti stretti a quali sì, io certo. Vicino. Sì. Allora, no, no, mio papà e mia mamma erano con noi in Venezuela. Ah, ok. Adesso questo forse come psicologo o psichiatra, non sono psichiatra, tu devi capire meglio. Quando io ho lasciato, io andavo, per esempio, andavo, ero a Napoli, quindi andavo nelle belle spiagge di Amalfi, di Sorrento, e io li guardavo e dicevo, sì, sono molto belle, però quelle di Tripoli sono straordinarie. Poi quando sono andato in Venezuela, era la stessa cosa. La Venezuela ha delle spiagge uniche nel mondo. E io li guardavo, sì, belle, sì, però quelle di Tripoli sono una cosa unica. E invece quando sono tornato, paragonando queste... erano piccole, brutte, non avevano nessun paragone con le spiagge alle quali io andavo normalmente, hai capito? Certo. E quindi ho visto questa differenza. Poi io mi ricordavo la casa di mia nonna, per esempio, enorme, grande, bella, tutto, sono andato, una cosa così. Ma, dai, una delle impressioni per il corso, quando passeggiavamo per il corso, io passeggiavo con mia mamma venerdì sera, si passeggiava avanti e indietro, tutto quanto. E il corso per me dopo è una zenghetta, è una cosa buia. Perché tu ti sei entrato in contatto col mondo più emancipato e anche se entrato in contatto con la diversità. Noi non avevamo termine di paragone. No, logico, no, hai ragione. E poi non è che come adesso. Io quando ero ragazzino leggevo molto, ma non è che leggevo molto perché ero molto intellettuale. Io leggevo perché o leggevi o andavi a letto, non c'era nient'altro da fare. Non è che avevamo la televisione o l'internet come adesso, dovevi leggere, non avevi nient'altro da fare. Quindi c'era, io capisco che c'era questa limitazione, però quando mi parlano, per esempio, il corto, la gente, tutto quanto, è stato terribile. La cosa migliore che avrei fatto. La cosa peggiore che ho fatto era tornare in Libia, perché forse sarei rimasto con quel ricordo che delle cose belle che c'erano, perché c'erano anche delle cose belle, che poi alla fine, quando ho visto, hai visto la realtà. Ho visto la realtà, che poi l'avevo già vista dopo, l'ho vista, perché una volta sono andato in Marocco a... come si chiama? Aiutami, quella città. Marrakech. Sì, ecco, sono andato a Marrakech. E quando sono andato a Marrakech, che è molto bella, però era buia. Era così buia che mi ha fatto ricordare il buio di Tripoli, che uno non lo vedeva. Bravo. Sì, perché tu hai visto il mondo esterno e noi pensavamo che la realtà era solo quella. Sì, esatto. Così come quando non andavamo in vacanza in Italia, che in quell'epoca, ti sto parlando del 54, ancora non era mezza buia, non è come una volta come adesso, però uguale. Certo. Era molto molto illuminata, comparandola con... Allora quando uno arrivava con l'aereo, uno vedeva giù, buia, tutto quanto. Ma la gente di là non si accorgeva. E dopo tre o quattro giorni di vivendo là, non mi accorgevo neanche. Certo, c'era uno stato di assuefazione, ti abituavi e non ti rendevi conto, certo. Sì. Senti, Giorgio, volevo chiederti un'altra cosa. Noi ebrei siamo stati abituati per secoli a essere cacciati, perseguitati, espropriati dei nostri beni. Purtroppo anche ci sono stati
anche uccise tante persone. E poi, nonostante tutto, come c'è scritto nella Gadah, Bechol Dor Vador Om Dimalenu Lechallotenu Veakadosh Baruch Hu Tazilenu Miyadam. In ogni generazione ci hanno perseguitato, hanno tentato di eliminarci, però Dio ci ha salvato dalle loro mani. Questa è la storia, tutta la nostra storia, se vai a vedere... Questa fa parte di ogni festa che facciamo. Esatto. Perché tutte le feste, praticamente il concetto di tutte le feste è ci volevano ammazzare, ci siamo salvati e adesso mangiamo. E beviamo. E beviamo. Esatto, infatti le nostre feste sono... se prendi Hanukkah, se prendi Purim, tutte quante, Pesach, insomma tutte le feste questo. E quindi secondo te, nel caso di noi ebrei della Libia, è stato elaborato questo trauma di essere stati perseguitati e cacciati, oppure è stata la capacità nostra di non dover ripercorrere il dolore, ma impegnarci a ricominciare da capo e rimboccarci le maniche senza restare imprigionati nel ruolo del profugo, perché siamo usciti e siamo diventati profughi con un titolo di viaggio che alla fine eravamo apolidi, neanche cittadini, però i nostri genitori hanno ricominciato da capo. Secondo te è stata questa capacità a far sì che si superasse anche quel trauma? Senti, prima di tutto io escludo in questo di parlare degli ebrei della Libia, perché questi sono gli ebrei. Punto. Io così sono. Io sono vissuto, per esempio, in Venezuela per molti anni, avevo amici ebrei marocchini, moltissimi marocchini. Tutti gli stati arabi sono usciti come noi e tutti sono andati avanti. Così anche dalla parte degli Ashkenaziti. Noi non c'è dubbio che siamo delle gente speciale, non ci piove, non siamo una... Ti voglio dire una cosa, che il mio rabbino era buonanime del rabbino Elio Toaf a Roma, sì, è venuto a mancare, e una volta sono andato là e ho detto, ma da cosa può dipendere tutto questo odio che noi viviamo costantemente, perché noi come ebrei qua a Roma con la Shoah, nel mondo, da che dipende? E lui mi ha detto, era proprio anche una questione di invidia. E poi c'è stato, con un mio impegno che avevo preso per tirar fuori l'ultima ebrea della Libia, mia zia, e lui mi ha mandato per chiedere aiuto in America per una vicenda importante, e mi ha mandato da Elie Wiesel, era il 2002. Ottobre 2002. Io vado da Elie Wiesel, lo incontro e a un certo punto, dopo che abbiamo parlato di questa cosa che dovevo risolvere per tirar fuori mia zia, gli ho fatto la domanda a lui e lui mi ha dato la stessa risposta e mi ha detto sì, c'è anche questa componente legata all'invidia, ma mi ha detto una cosa in più che mi ha molto convinto. Cioè, l'invidia non è soltanto perché magari hai successo. L'invidia sta nel fatto che sei partito da sotto zero e sei riuscito a normalizzarti ed addirittura ad eccellere e a superare. Capisci? E allora questo mi è sembrato importante, perché è un conto che parti alla pari. Noi in Libia non eravamo alla pari, eravamo sempre sottomessi, cittadini dimmi, io sono fiero di te che tu ti sei ribellato e hai mostrato che non subivi, però ecco, questo mi ha anche convinto, questa cosa qua del discorso,
E quindi è vero quello che tu dici, che in realtà appartiene a tutti. Solamente certi buonisti, certa gente pensa no, che siamo, no, non siamo tutti uguali, gli ebrei abbiamo una marcia in più, non c'è dubbio. E questo viene dalla genetica. Ma viene anche dall'accumulo di sofferenza che abbiamo vissuto attraverso le generazioni. Anche sicuro. Ma la genetica deve avere una parte importante. Cioè, è questa qua, se vai a vedere il libro di Giobbe, la storia del libro di Giobbe, che lui si comportava molto bene, poi a un certo punto il Satan l'ha messo, Dio gli ha detto ok, gli ha dato il permesso di metterlo alla prova. Però poi alla fine lui ha continuato ad avere fede in Dio, nonostante abbia conosciuto il male, abbia sofferto, ha perso tutto, ha perso figli, figlie, possessi, tutto il resto. Poi anche l'ha distrutto, conoscerai la storia di Giobbe, è diventato uno straccio, però ha continuato a credere e a combattere, a discutere con Dio. Insomma, alla fine ci si è confrontato, ha capito che lui non poteva capire certe cose, ha mantenuto la fede e grazie a quello gli si è raddoppiato tutto, però si è confrontato con il male. Gli ebrei sono stati 400 anni schiavi in Egitto, si sono confrontati con il male, quindi hanno sofferto, quindi conoscono... Questo non c'è dubbio, di questo non c'è dubbio, è vero. Però guarda un pochino, i negri anche hanno sofferto. Non ti negli sento? Sì. Anche negli Stati Uniti hanno sofferto. Sai che negli Stati Uniti andavano negli autobus in fondo, è vero, insieme agli ebrei, non so se lo sai. Sì. Insieme agli ebrei, non lo sappiamo. Insieme agli ebrei, gli ebrei e i neri dovevano andare in fondo. C'è un cartello in un museo negli Stati Uniti a Miami, che è stato preso da un hotel di Miami Beach, che dice: always a view, never a Jew. Wow. Vuol dire, da tutte le parti siamo stati, ma anche molte volte. Ti racconto una storia che non c'ha niente a che vedere con... Io ho lavorato molto nell'elettronica e quindi andavo spesso nel Silicon Valley. E là ho conosciuto un signore che aveva una compagnia che mi interessava, di specie di computer, diciamo, perché è molto lunga la storia. E lui si chiamava Charles Ascanas. E mi dice: ma tu, Naim, ti sto parlando dell'anno 73, da dove è il tuo nome? Dico: io sono ebreo. Ah, dice, beh, tu stai parlando con l'unico ebreo del Silicon Valley. Wow! L'unico ebreo del Silicon Valley. E questo, la ragione di questo, perché in quel momento la compagnia più grande che c'era nel Silicon Valley, cioè la più grande di tutte, era l'IBM. E l'IBM non impiegava gli ebrei. Perché Watson, che era il padrone, cioè il presidente dell'IBM, era antisemita, ma molto antisemita. Allora, tutte le compagnie che si sono fatte nel Silicon Valley si facevano da gente che aveva delle idee, che lavorava all'IBM, aveva delle idee ed usciva dall'IBM e faceva una piccola compagnia. Però di questi nessuno era ebreo, perché all'IBM non c'è nessun ebreo che lavorava. Ecco, volevo farti anche un'altra domanda. Adesso che tu mi parli di Venezuela, mi parli di Italia, mi parli di Tripoli, sei stato a Napoli, insomma c'è una vita e adesso stai a Miami. E c'è la famiglia, immagino, un po' ovunque. Dov'è che ti senti a casa? Questo qua
Mi sento a casa dove sto bene. Così, stavo molto, molto, molto bene in Venezuela. Disgraziatamente il Venezuela è cambiato in una forma drammatica, però non contro gli ebrei, è cambiata proprio contro tutti. Quindi non mi sono, no, anzi, in Venezuela fino a poco tempo fa non esisteva l'antisemitismo, niente, non ho mai sofferto di quello, mai. E ho vissuto 50 anni in Venezuela, quindi... 50 anni. Sì, sì. Sai, io ho 80 anni, quindi le mie cime... Quindi per me io stavo a casa, adesso sono qua a Miami, sto bene, vivo bene, c'ho la mia famiglia. Sto bene, quindi questa è casa mia ad ogni giorno. Miami è casa mia, perfetto, va bene. E sì. Prima era il Venezuela, sì, prima era Napoli. E prima era Tripoli, insomma, tu hai, sei, diciamo, tu stai a casa dove stai dove bene. Dove sto bene, dove mi vogliono bene, dove mi accettano. Esatto. Senti, un'altra domanda volevo farti. Secondo te, una domanda che diciamo è fatta di tre parti, è giusto ancora lottare contro le ingiustizie che abbiamo subito e quindi cercare di in qualche modo, compresa la confisca dei beni, pensi che sia ancora giusto lottare per avere i nostri beni? Oppure è una causa persa? Questa è la prima domanda. La seconda, secondo te è giusto preservare i luoghi sacri rimasti, quei pochi che ci sono, che sono due sinagoghe, una nel Jebel Nefusa e una a Tripoli, più altri due cimiteri che ci sono, uno a Homs e uno a Jado? Oppure è inutile preservarli perché poi comunque potrebbero distruggerli e quindi... E non esiste nessuno là, oppure è importante per la testimonianza della millenaria presenza degli ebrei di Libia? E la terza domanda è se, qualora tu fossi d'accordo, se in una Libia, parlando di utopia possibile, in una Libia che diventa più civile, che ha un ordine, se pensi che sia il caso di costruire un monumento in memoria delle persone uccise, trucidate nei pogrom e anche quelli della Shoah e quindi mantenere questo per poi magari qualcuno andare là a pregare per i propri cari oppure sentire questo odore di gelsomino oppure andare a togliersi purtroppo questa illusione che Tripoli era il posto più bello del mondo, ma dopo che hai visto il mondo ti rendi conto che Tripoli non è, che adesso io ci sono ritornato 4 volte, è ancora peggiorato. Quindi ecco, ti volevo fare queste domande. Senti, ci sono... Io ho sempre lottato... La dimostrazione è che non mi sono mai fermato, però uno deve anche saper scegliere le sue lotte. Esatto. Hai capito? Esatto. Quindi lottare per una cosa che sai che non puoi vincere è meglio dimenticarlo. Ecco, mi dici, è interessantissimo quello che dici, I need to choose my battle. Io devo scegliere le mie battaglie, però lottare con una causa persa io non voglio lottare. Cos'è che ti no, fa? Normalmente se uno lotta per una causa persa, per una causa persa che tu puoi cambiare. Sì, ma qua non la puoi cambiare. Ma qua non la puoi cambiare, perché c'hai della gente che sono degli animali, non c'è niente da fare. Tu lo sai, io veramente
eri un pochino il mio ero quando vedevo, ti vedevo su una camionetta, ma questo, mamma mia, ma... hai capito? Quindi devo però dire ero, questo. Ero un Jojo Naim che dava i cazzotti. Hai capito? Quindi io mi guardavo e dico, no, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare fra di loro. No. Quindi andare a fare, bellissimo tutto questo, la storia, tutto, ma... però non c'è niente da fare. Quindi lottare, è meglio cercare di lottare verso qualche altra cosa. Io non credo che gli arabi mai, ma di nuovo, uno deve vedere un pochino la storia, deve vedere. In Marocco ci sono 250-300 mila ebrei, mica pochi. Quanti hanno ricevuto qualcosa? Nessuno. Loro si... in Tunisia, in Algeria, in Iraq, in Iran. Quindi, come noi possiamo pretendere di ricevere qualcosa dai più ignoranti arabi che ci sono? Perché i libici hanno questo, sono i più ignoranti. Tutti gli arabi sono i più ignoranti. Non c'è forma. E poi non è mica la prima volta che ci succede. A Toledo c'è una chiesa molto, Santa Maria, che è una chiesa bellissima, ma era una sinagoga. Leggilo se non lo sai. Sì, sono stato a Toledo, sì, sono stato. C'è questa sinagoga di Santa Maria, cioè questa chiesa di Santa Maria, che era bellissima, una sinagoga. Certo. E non è l'unica che hanno cambiato. Cioè, come adesso volevano cambiare la sinagoga di Tarbici a Tripoli, hanno tentato di trasformarla. Ma figure, ma lo faranno. Se vogliono fare, non lo faranno. Esatto. Per una delle chiese più belle del mondo, proprio più belle, è la Hagia Sophia. A Istanbul. A Istanbul, sì. E l'hanno trasformata. E l'hanno trasformata in una moschea. Adesso è normale, sì, è vero. Cosa vuoi? Adesso vai, che vada il Papa, dice no, queste cose non si fanno, datemi indietro. No, non c'è forma, ormai. Quindi questo io penso che facciamo. Ecco, quello che adesso per concludere, perché siamo un bel po' in ritardo, prima di concludere, volevo dire, quindi quello che stai dicendo anche in queste ultime domande che ti ho fatto riguardo ai beni individuali, i beni collettivi, il monumento, tu dici è inutile investire in questa causa perché non c'hai gente con la quale puoi trattare e la storia te lo dimostra. A tutto quello che è successo, quindi quello che tu stai dando come lezione, diciamo, a chi ci ascolta e a me anche, diciamo, con la tua esperienza, è meglio, se uno deve lottare per costruire, lo fai da altre parti, per altre cause, per altri scopi, per altri fini. Utilizzo tutta la mia energia, le mie risorse, i miei beni, i miei capitali, li investo da un'altra parte. E certo non vado a tornare là per lottare, per fare un buco nell'acqua. Non ottengo niente. C'è una frase storica che sicuramente conosci, che dice: chi non impara dalla sua storia è condannato a ripeterla. Chi non impara dalla sua storia è condannato a ripeterla. Io vorrei dirti che concludere questa nostra bellissima intervista viva e ricca, darò proprio questo titolo all'intervista. Sarà la storia di Jojo Naim. E poi il sottotitolo, se tu sei d'accordo e ti piace, chi non impara dalla sua storia è condannato a ripeterla. Ti piace? Non è una frase mia. Sì, no. Però è una frase che sta bene nell'intervista. Sì. Va bene?
Va benissimo, va benissimo. Senti, allora, Giorgio, se c'è un minuto, se vuoi dire qualche cosa che c'hai, o se no ci salutiamo e concludiamo. No, va bene, io credo che abbiamo detto tutto quanto, sai benissimo come la penso. Sì. Poi un giorno, fuori dall'intervista, ci sentiamo e io ti racconto certo. Le cose della mia vita, perché ho avuto una vita molto, molto piena. Grazie a Dio, bella piena e anche bella piena di successo, e anche di successo, grazie a Dio. Tanto per cominciare, io festeggio 3 compleanni. 4 compleanni. Perché? Uno è il compleanno quando sono nato. Però il compleanno quando sono nato era Rosh Hashanah. Wow. Allora, siccome era Rosh Hashanah, ogni volta che c'è una data che uno si ricorda, allora è anche il mio compleanno. Poi a Tripoli c'è stato un bombardamento aeronavale che si ricordano tutti, non tu perché tu non esistevi, hai capito? Nel 41. E io avevo 6 mesi, dormivo nella mia culla e una bomba mi ha distrutto la mia stanza, la mia culla, e io ho continuato a dormire tranquillamente. Quindi questa è un'altra data. Un'altra, io sono pilota, quindi e poi non un pilota pazzo, sono sempre stato, volato per 40 anni, e ho avuto 3 incidenti, ma uno degli incidenti è stato molto molto brutto. Sono andato a sbattere volando contro una montagna e normalmente nessuno si salva, quindi a me Dio mi ha sempre protetto in tante forme. Io quindi non posso chiedere di più. E quindi anche quello è un mio compleanno. È anche la data ebraica è il tuo compleanno, anche la data ebraica, come vedi. Quindi sono proprio una persona sempre protetta. Non 4, quindi sono 5. Che poi la Hamza per i tripolini, che c'è sì. Va bene, carissimo Giorgio, va bene. Io ti ringrazio e grazie a te, grazie a è te. È stato veramente un gran piacere. Complimenti per tutta questa storia avventurosa che c'hai. Sei il nostro Indiana Jones tripolino. Ero una volta. Grazie caro, ciao, grazie. Caro. Ciao, ciao. Ciao.